E tante le restrizioni per contenere il contagio da coronavirus oltre alla conferma delle scuole chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile, limitazioni negli spostamenti in Campania De Luca chiude anche barbieri e centri estetici al tempo del coronavirus scarseggiano anche i donatori di sangue in difficoltà il centro di smistamento per l'Irpinia che non può rispondere alle richieste, a rischio sospensione le operazioni chirurgiche già programmate Il manager dell'ospedale Moscati di Avellino Renato Pizzuti annuncia tra i nuovi casi sospetti attualmente in osservazione. Chiesta alla regione Campania l'integrazione di 200 nuovi operatori per attivare altri 52 posti letto da allestire nella Palazzina Alpi. La riscoperta dei prodotti locali, tante le persone che preferiscono i prodotti a chilometro zero a quelli della grande distribuzione. Dal mercatino di Campania Mica arrivano buoni esempi di responsabilità per contenere il contagio. Bentrovati ben a questa nuova edizione della BNews incentrata sul coronavirus. Contrasto al coronavirus, è in vigore il decreto Io resto a casa, tutte le misure adottate nel servizio. Io resto a casa, è stato ribattezzato così dal Premier Giuseppe Conte il decreto che cambierà, si spera per un tempo limitato, la quotidianità delle persone. Da oggi è entrato in vigore e fino al 3 aprile prevede tutta una serie di misure in materia di contenimento da Covid-19, che prima riguardavano solo le zone rosse, che non esistono più, esiste un'unica zona protetta, che riguarda l'intero territorio nazionale. Nel testo viene specificato che va limitata al massimo la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale. Solo ai casi strettamente necessari spostamenti autorizzati, solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, come ad esempio dover acquistare farmaci o alimenti introvabili nel proprio comune o motivi di salute, comprovati da certificato medico. Tutti coloro che dovranno spostarsi dovranno presentare una un'autocertificazione scaricabile dal sito del ministero dell'interno, compilarla e presentarla alle forze dell'ordine che effettueranno controlli. Chi deve fare lo stesso spostamento potrà utilizzare un unico modulo specificando. Che si tratta di un impegno a cadenza fissa. C'è l'obbligo per tutti coloro che hanno una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 di rimanere presso il proprio domicilio ed evitare al massimo i contatti sociali. Le misure, nello specifico, i locali. Pub, discoteche, sale giochi di aggregazione, ma anche sale scommesse, chiuse fino al 3 aprile. Stesso discorso per musei, cinema e teatri. Nel fine settimana, chiusi i centri commerciali. Bar e ristoranti potranno rimanere aperti dalle 6 alle 18, rispettando le raccomandazioni sulla distanza. Si può uscire per fare la spesa per i prodotti alimentari, ma anche per tutti gli altri prodotti. I negozi sono aperti e dunque qualsiasi compra è consentita. L'importante è mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. L'istruzione. Fino al 3 aprile stop a scuole di ogni ordine, grado e università. Non si svolgeranno più nemmeno le riunioni collegiali degli organismi didattici. Tutte le istituzioni scolastiche sono invitate a fornire le attività didattiche online. L'unica eccezione riguarda i corsi di medicina e le attività tirocinanti, sempre in ambito sanitario. Lo sport. Si ferma tutto lo sport agonistico e non. Divieto esteso anche a palestre, piscine e spa. Chi vuole però può andare a correre, andare in bicicletta o fare sport ed altre attività motorie negli spazi aperti, purché vi siano le condizioni per rispettare la distanza di sicurezza. Cerimonie. Niente cerimonie civili e religiose, dunque stop a matrimoni e funerali. I luoghi di culto possono rimanere aperti solo se in grado di garantire la distanza di almeno un metro. I trasporti non si ferma la circolazione di merci, motivo per cui non mancheranno i beni di prima necessità, né il trasporto pubblico locale. Per i trasporti urbani ed extraurbani è stata inoltre disposta un'azione straordinaria di sanificazione. Le pene. Chi viola le prescrizioni rischia fino a tre mesi di arresto e una multa di 206 euro. Per le attività commerciali che non rispettano le regole il rischio è la chiusura. Pene ancora più gravi potranno essere combinate a chi, infetto, fuggirà dalla quarantena. E il giorno dopo la divulgazione del decreto ministeriale anticoronavirus siamo andati a vedere come viene vissuta la situazione in città a Benevento. Strade appena trafficate, negozi vuoti, bar con poche persone che in fila fuori dal locale attendono il turno per un caffè. Supermercati che sembrano lo spaccio alimentare in tempo di guerra, dove si entra quattro per volta ma in ordine e dove la radio a filo di fusione con la hit del momento sembra scelta apposta per stemperare l'atmosfera di tensione che si percepisce in maniera generale. Questo l'effetto del decreto ministeriale che stabilisce il blocco delle attività scolastiche, la chiusura dei centri commerciali nel weekend, la sospensione delle attività mediche non ritenute d'urgenza, la chiusura di saloni per parrucchieri ed estetiste e l'invito a restare a casa per chi non abbia la stretta necessità di uscire. Proprio in base al decreto, tutti gli spostamenti dovranno essere giustificati tramite la sottoscrizione di un modulo da esibire ad ogni posto di blocco, in entrata e uscita dalla città. Lo scenario di oggi è nettamente meno confusionario rispetto a ieri sera, quando i supermercati sono stati presi d'assalto subito dopo la conferenza stampa del Premier Conte. E con una propria ordinanza il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha disposto la chiusura anche di barbieri, parrucchieri e centri estetici. Barbieri, parrucchieri e centri estetici chiusi in campagna da oggi fino al 3 aprile. Ha stabilito il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca con una propria ordinanza all'indomani del decreto ministeriale Io resto a casa, emanato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte. La misura si legge nel dispositivo e è stata adottata in virtù della natura del servizio, che prevede un contatto ravvicinato tra professionisti e clienti. De Luca, intervenuto questa mattina a radio Kiss Kiss, ha anche lanciato un appello ai cittadini: non agitatevi a correre nei supermercati, il settore agricolo non si può fermare, i prodotti saranno sempre consegnati. Il governo. Aggiunto, infine, De Luca, ha preso provvedimenti lineari e sta facendo il suo dovere. Ci sarà una cosa positiva in questa crisi. I nostri concittadini hanno, hanno ridefinito le gerarchie nella loro vita fra le cose importanti, davvero le nostre famiglie, i nostri padri, i nostri figli, e le stupidaggini con le quali ci siamo persi per anni ed anni, e anche il clima di aggressività permanente, di tensione. No, abbiamo capito che ci sono cose importanti, cose che sono davvero insignificanti, abbiamo anche capito che quando poi hai il problema di tuo padre, di tua madre, i tuoi figli... La politica politicante non serve più a niente, erano persone che sono concrete e che abbiano anche quel tanto di motivazione ideale per dedicarsi al bene di una comunità. Tra due mesi credo che cominceremo a uscire dal tunnel, via saremo tutti più sereni. A Montesarchio durante attività di controllo i carabinieri della compagnia locale hanno denunciato il titolare di una palestra, la cui struttura era regolarmente aperta e al cui interno erano presenti sei persone. Le autorità competenti hanno sgomberato l'esercizio, inoltrando la comunicazione al comune di Montesarchio per l'emissione di sospensione dell'attività. Al tempo del coronavirus scarseggiano anche i donatori di sangue. Il centro smistamento Irpino non riesce a rispondere alle richieste. A rischio le operazioni chirurgiche già programmate. Tra le tante conseguenze del coronavirus c'è anche quella di una consistente riduzione delle donazioni di sangue, circostanza che da oggi e fino a nuove disposizioni si è tradotta in una sospensione delle operazioni chirurgiche programmate. La carenza è stata segnalata dal Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, centro di riferimento provinciale per la gestione, la raccolta, la lavorazione e l'assegnazione del sangue. Vista l'impossibilità di soddisfare tutte le richieste che arrivano dalle strutture territoriali e dallo stesso ospedale è stato preso questo provvedimento temporaneo che riguarda le unità operative interessate della città ospedaliera e del plesso Landolfi di Solofra, ma anche il frangipane di Ariano Irpino, il Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi, la clinica Malzoni Villa dei Platani di Avellino, la casa di cura Villa Ester di Avellino, la clinica Montevergine di Mercogliano, la casa di cura Santa Rita di Atripalda e la casa di cura Villa Maria di Mirabelle Clano. Ma non c'è solo la chirurgia a patire riflessi negativi del Covid-19, servizi ridotti e corse sospese anche per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. La che ha deciso di intensificare le attività di sanificazione, disinfestazione e pulizia straordinaria sull'intera flotta, nei depositi e negli uffici amministrativi. Comunica che fino a data da destinarsi sono sospese le corse della Funicolare Mercogliano-Montevergine. Una disposizione che fa il paio con quella dell'interruzione sulla linea Avellino-Roma e su quella Salerno-Avellino-Benevento-Campobasso. La ripresa delle corse sarà resa nota con un avviso pubblico sul sito internet di Air Mobilità. Intanto, anche ad Avellino, come in altri centri quini e nazionali, il Comune decide di effettuare la sanificazione e la disinfezione delle strade cittadine. L'operazione a base di ipoclorito di sodio all'1% è stata annunciata dall'assessore all'ambiente Giuseppe Negroni. Il sesto caso irpino di coronavirus riguarda un medico del Policlinico di Napoli residente a Mercogliano in eh, autoisolamento dal 3 marzo. Si indaga sulla catena di contatti del professionista il sesto caso di coronavirus in Irpina riguarda un medico infettivologo in servizio presso il Policlinico di Napoli, residente a Mercogliano. L'uomo, avendo una febbre altalenante e sintomi compatibili con il Covid-19, si sarebbe messo in autoisolamento precauzionale dallo scorso 3 marzo, mentre la famiglia, la moglie e i due figli sono tutti asintomatici e in sorveglianza fiduciaria. L'uomo ha dichiarato al sindaco di Mercogliano, Vittorio De Alessio, di aver fatto, nei giorni precedenti la sua decisione, solo il tragitto lavoro-casa e casa-lavoro utilizzato la propria auto. Naturalmente si sta cercando di ricostruire anche in questo caso la possibile linea dei contatti e quindi dei possibili contagi. Intanto dalla scorsa notte nell'aula consigliare è stato istituito il COC. Abbiamo predisposto il COC eh, tutta la nottata, abbiamo eh, interrogato, eh, anche se non era di nostra competenza, il eh, medico eh, infettato da... Da coronavirus e pertanto abbiamo iniziato a fare quello che eh, era nelle nostre possibilità, abbiamo cercato di circoscrivere un po' i contatti, eh, individuare quali sono stati i contatti sia dello stesso medico che della famiglia e abbiamo comunicato diligentemente il tutto all'ASL e al a Sua Eccellenza il Prefetto di Avellino. Per quanto concerne i possibili contagi, viene fuori anche la notizia di una festa con circa 30 persone a cui avrebbe partecipato la figlia del medico. Queste sono tutte informazioni che stiamo prendendo eh, da persone che diligentemente, eh, avendo saputo. Indirettamente il nominativo si stanno preoccupando e quindi ci stanno, stanno chiamando sul mio telefonino per darmi queste informazioni che io riporterò pediseguamente agli organi di competenza. Intanto nella cittadina del Partenio la gente è molto preoccupata. La comunità è abbastanza preoccupata. Io ieri con un videomessaggio ho cercato di tranquillizzare la comunità e invitare quanto più eh, di restare a casa, ma eh, senza creare falsi eh, allarmismi. La situazione è abbastanza delicata, ma credo che eh, con la diligenza della, di tutta la, la, la cittadinanza eh, possa superarsi anche quest'ulteriore eh, problema che ha colpito la nostra eh, comunità. Vertice in Prefettura d'Avellino anche questa mattina per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Vediamo. Dopo il decreto del Premier Conte che estende a tutta la penisola la zona di sorveglianza per l'emergenza coronavirus, il Prefetto di Avellino convoca nuovamente i vertici di Asle e Moscati, oltre al Sindaco del Capoluogo e al Presidente della Provincia. Un briefing per l'applicazione delle nuove misure, ma anche l'occasione per fare un aggiornamento sul bilancio sanitario in Irpinia. Siamo arrivati a quota 6 come positivi, come le ha detto eh, si è aggiunto anche un positivo nel comune di, di Mercogliano, per cui a questo punto anche eh, diciamo, chi è in sorveglianza fiduciaria come numero è aumentato, siamo eh, a 107. Quindi in questo momento insomma, il SEP sta lavorando affinché ognuno rimanga a casa e quindi vigilano sul loro stato di salute e nello stesso tempo li invitano a rimanere a casa il più possibile, così come lo stiamo facendo per tutti, al di là di chi è in sorveglianza fiduciaria. Al momento sembrano non esserci esiti da attendere, ma un tampone dovrebbe essere effettuato sulla figlia della docente e del medico di Ariano, entrambi positivi, anche perché la stessa, da qualche giorno sorvegliata dall'Asla, lavora come terapista in un centro avellinese. È in previsione, è in previsione. Al momento ancora non l'abbiamo fatto, però è in previsione, per cui insomma vediamo quello che sarà il risultato. Sempre su Ariano si sta lavorando per circoscrivere quello che sembra un focolaio di contagio, anche con la collaborazione attiva dei cittadini. Intanto è attesa nelle prossime ore la riapertura del pronto soccorso, mentre per il reparto di ginecologia si dovrà attendere il rientro in servizio di tutti gli operatori. Abbiamo in sorveglianza sanitaria, come ho detto ieri, 23 persone del reparto di ginecologia, quindi tutti gli operatori sociosanitari, infermieri e medici, e 24 tra pronto soccorso, radiologia e sala operatoria. Infine un dato sui rientri certificati dalle zone del nord, che fino a poco tempo fa erano le uniche definite russe. In questo momento abbiamo un dato che di 133 persone che hanno comunicato di essersi spostati dal, dal nord. Eh, naturalmente è un numero che varia continuamente. Il manager dell'ospedale Moscati di Avellino, Pizzuti, ha annunciato tre nuovi casi sospetti di Covid-19 in osservazione e la richiesta di 200 operatori per attivare i 52 posti letto fra ieri e stanotte altre tre osservazioni, due li abbiamo ricoverati, uno è ancora in osservazione, sono tutti irpini, domani scade la sorveglianza domiciliare, quindi riapriremo lo Torino e saranno... Eh, rimessi in servizio gli otto operatori del pronto soccorso del, dell'ospedale di Contrada Moretta, dalla viva voce del manager del Moscati di Avellino, la notizia che ci sono altri tre casi sospetti di coronavirus che sicuramente saranno sottoposti a tampone. Intanto restano due i pazienti ricoverati in terapia intensiva e in condizioni stazionari, entrambi di ariano. Nel frattempo, l'azienda ospedaliera, in attesa dell'ok per svolgere internamente i test, ha chiesto 200 nuovi operatori, tra infermieri, medici. E OS per far funzionare 52 posti letto in più che si potranno attivare nella palazzina Alpi. Ogni azienda sanitaria, ogni azienda ospedaliera ha espresso il proprio fabbisogno sia in termini di apparecchiature sia in termini di personale. E, eh, in termini di apparecchiature eh, ci sarà un'anticipazione dal bilancio aziendale, in termini di personale sarà gestita centralmente dalla Regione, un reclutamento a tempo determinato per tre mesi eventualmente rinnovabile. Stiamo attivando ulteriori quattro posti letto di terapia intensiva con le nostre risorse. Pizzuti infine rassicura i cittadini sulla possibilità di assistere gli utenti nel migliore dei modi e annuncia un'altra intesa per migliorare il percorso post ricovero. Con la ASLA e col Don Gnocchi per eh, cercare di eh, provvedere alla dimissione protetta appunto, di alcuni pazienti che attualmente sono in terapia intensiva ma che potrebbero stare meglio in un eh, regime di assistenza post-intensiva. Conferenza stampa: Fiume del Sindaco Mastella a Palazzo Mosti che ribadisce ai cittadini beneventani di restare a casa. Quella lunga, interminabile, odiosa fila davanti al Carrefour è stata una cosa raccapricciante. Per due ragioni. La prima, perché non esiste una carestia: i generi alimentari saranno garantiti e tutti i negozi che faranno vendita di generi alimentari saranno garantiti anche il sabato e la domenica, pur determinando che i centri commerciali che fanno azioni di vendita diversa dal genere alimentari saranno chiusi. Un Mastella accorato torna a Palazzo Mossi dopo il barame legato alle sue dimissioni poi revocate. Lo fa il sindaco per rivolgersi direttamente alla cittadinanza, alla quale parla da pater familias e compiglio grave, ma forse adatto alla contingenza. Raccomanda di tenere fede alle disposizioni del governo e in primis il concetto di restare a casa. È un momento di grande delicatezza, dice, occorre senso di responsabilità da parte di tutti, poiché la malattia coinvolge tutti, anziani ma anche giovani, nessuno si sente escluso. Ma Stella censura l'assalto ai supermercati e dice davvero indegno nessun pericolo di restare a cassa senza approvvigionamento alimentare. Occorre ora comprendere che siamo in guerra e in guerra cambiano gli usi e le abitudini di noi. È una battaglia come in guerra. Stiamo in guerra e pochi ancora si rendono conto. Volete saperne una? Possibile che su 50.000 persone che arrivano dal. Nord, al sud, a Benevento appena 18 si sono autodichiarati. Io non credo. Denunciate chi non, si, chi non si dichiara. Se sapete che nelle vicinanze ci stanno persone che sono arrivate dal nord e non si denunciano, denunciateli voi. Mastella parla anche di provvedimenti sospensivi di interruzione del pagamento dei tributi in questo delicato e drammatico momento. In definitiva, il sindaco chiama al senso di responsabilità e di compattezza per riuscire a superare l'emergenza del coronavirus. Dobbiamo stare in questo periodo distanti dai nipoti. Distanti. Perché? Per quale ragione? Per una ragione medica particolare. Mi dispiace, immaginate con che fatica io dico queste cose, essendo affezionato ai miei nipoti, che non vedrò in questo periodo fino a quando non ci saranno condizioni diverse. Perché? Perché i bambini che non staranno male, su questo è l'unico motivo confortante: i bambini non sono affetti da moria o da malattie particolari. Ma loro sono trasmettitori e possono creare una bomba di natura biologica rispetto a noi anziani. Quindi a questo punto di vista evitiamo di stare. Lo dico alle mamme e ai papà: eh, vedete come fare, scambiate tra genitori, tra mamma, papà, eccetera, ma evitate di far stare i bambini con i nonni. All'indomani del decreto, io resto a casa, a Benevento, riunione in Prefettura, dove è stata istituita un'unità di crisi. Noi al fine di eh, assicurare l'esecutività di questa ordinanza, costituiamo questo, questa unità di crisi che sarà appunto composta dai rappresentanti delle forze di polizia, dell'ASL, dell'azienda ospedaliera, eh, dei vigili del fuoco e di qualsiasi altra istituzione possa essere interessata alla problematica. Un'unità di crisi che comprenda forze di polizia in grado di monitorare la situazione contingente. Il Prefetto Cappetta espone le linee a guida del Summit Interforza che c'è stato stamattina in prefettura. Uffici del Palazzo del Governo che verranno chiusi al pubblico, ma gli sportelli continueranno ad essere aperti. Abbiamo nel nostro sito previsto un indirizzo, una, una mail dedicata e ehm, tutti i cittadini potranno accedere. Abbiamo previsto anche eh, pubblicato anche un modulo, compilando questo modulo faranno le loro richieste che saranno smistate agli uffici competenti, dopodiché gli sarà assicurata una risposta via mail oppure, se necessario, sarà convocato a un appuntamento fisso a giorno e ora per appunto, essere ascoltato e eh, per le risposte date di persone. Cappetti informa che è stato dato incarico alle forze dell'ordine di monitorare gli spostamenti dei cittadini da un comune all'altro e con maggiore ragguaglio alla vigilanza dei centri di approvvigionamento che non subiranno trasformazioni, nessuna interdizione alla distribuzione di merci alimentari e quindi è garantito il regolare andamento dei supermercati e dei negozi di generi di prima necessità. La popolazione può stare tranquilla quanto all'approvvigionamento di generi alimentari, in quanto non è stato assolutamente eh, vietato il transito di veicoli che trasportano questi beni come altri beni di prima necessità. Più medici per fronteggiare l'emergenza coronavirus e una raccolta fondi per aiutare l'azienda ospedaliera San Pio. Una situazione surreale che vede impegnata la sanità nazionale avviene evento in prima linea il nosocomio Sannita con un reparto interamente dedicato al Covid-19 quello del Padiglione Santa Rita all'azienda ospedaliera San Pio, come annunciato dal direttore Ferrante. Un servizio quello dell'azienda potenziato anche nelle ultime ore e della serata di ieri la notizia di tre medici di medicina e chirurgia di urgenze messi in servizio con un contratto di lavoro a tempo determinato. Un rinforzo di organico importante per fronteggiare un momento difficile e delicato. Altro per rinforzare l'organico e il concorso pubblico per titoli ed esami per copertura di posti di medici o torino-laringoiatrici. Si punta non solo al potenziamento, ma anche a una raccolta fondi, nata grazie all'iniziativa di due cittadini, Francesca Rosa Russo e Luca Calandro, e che ha già riscosso numerosi consensi con donazioni considerevoli. Il target da raggiungere è quota 1000 euro, da destinare esclusivamente all'azienda San Pio per supportarla nella terapia intensiva e mettendo a disposizione risorse economiche per poter aumentare i posti letto disponibili. La donazione può essere effettuata anche in maniera anonima e con una cifra minima di 5 euro. Intanto si pensa ai tamponi da effettuare ai casi che sono ancora in ospedale. A Rummo in 126 si trovano in regime di osservazione in attesa del risultato dei tamponi dal cotogno di Napoli. Un paziente è arrivato dall'Irpine, risultato positivo al Covid invece, è intubato nel reparto di neuroreanimazione. Il 27enne di Morcone è ricoverato a Rummo tra sabato e domenica è risultato poi negativo al primo tampone faringeo eseguito nella mattinata al cotogno di Napoli. Infine la municipale ha dichiarato che nella giornata di domenica e lunedì sono 15 le persone che sono giunte a Benevento dalla Lombardia. In questo momento sono tante le persone che preferiscono i prodotti a chilometro zero a quelli della grande distribuzione. Dal mercatino di Campagna Amica arrivano anche buoni esempi di comportamento in merito al coronavirus. In questo periodo di crisi sembra quasi che sia eh, un clima di guerra più che insomma, di pace. Notiamo, stiamo notando che i consumatori eh, siano propensi ad acquistare prodotti a lunga conservazione. Quindi fagioli, ceci. La gente che vuole toccare i prodotti con mano, come ci mettiamo? La situazione è cambiata radicalmente, anzi, sono le persone mh, praticamente che ci invitano eh, ad allontanare coloro che utilizzano le mani per la scelta dei prodotti. Quindi paradossalmente ci stanno dando una mano gli utenti stessi. La giornata sta andando relativamente bene, le persone ci conoscono, sono affezionate e probabilmente in questi momenti sono alla ricerca di prodotti salubri, sicuri, tracciati. Diciamo che in generale la situazione non è così brillante come può essere per noi, c'è un clima di angoscia quasi, siamo tutti preoccupati, eh, però ce la stiamo mettendo tutta per garantire tranquillità, per garantire eh, sicurezza alimentare. Cerchiamo di attenerci a quelle che sono le direttive che ci ha mandato diciamo, la Coldiretti. Diretti. Cerchiamo insieme di superare questo momento no. Vi ricordo l'appuntamento con speciale Lab News questa sera alle ore 21 con l'intervista al professore Buonaguro del Pascale di Napoli che parlerà del farmaco per il coronavirus. Adesso c'è il meteo regionale, Muoversi in Campania. Grazie per essere stati con noi. Buonasera. Il meteo è presentato da. Yami Sushi vi aspetta con un menù di cucina orientale ricco ed invitante. Un locale moderno e accogliente dove poter gustare il meglio della cucina cinese e giapponese in un'atmosfera rilassante e ospitale. Con la formula All you can eat, menù a pranzo 16,90, menù a cena 22,90. Dolce, frutta e bevande escluse. Yami Sushi, Via vi a 150, contrada Piano e Benevento. Yami Sushi, il meglio della cucina giapponese e cinese is it Muoversi! Infomobilità in Campania. Sulla 16 Napoli Canosa dalle 21 di oggi alle 6 di domani tra le uscite Grotta Minarda e Vallate in direzione Canose e tra i svincoli Candele e Grotta Minarda verso Napoli, tratto chiuso. Sulla strada statale 19 delle Calabre fino alle 18 di venerdì 27 marzo. Per lavori attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra le località Battipaglia e Sala Consilina in tratti Saltuari. Il cantiere è sospeso i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 268 del Vesuvio fino a martedì 31 marzo in fascia oraria 730-17. Per lavori careggiata ridotta nel tratto compreso tra le uscite Somma Vesuviana via Cupanola. E Poggio Marino San Giuseppe Vesuviano Sud in entrambe le direzioni in tratti e saltuari. Il cantiere è sospeso i giorni festivi e prefestivi. Da Acamir Muoversi in Campania Emanuela Belcuore. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania.